Per quanto inflazionata, la parola responsabilità rimane al centro dei nostri pensieri e delle nostre preoccupazioni. Oggi la responsabilità viene declinata in diversi contesti: la responsabilità sociale dell'impresa, la responsabilità sociale del consumatore, la responsabilità delle istituzioni. Bisogna capire che non c'è solo una responsabilità individuale, diretta o indiretta, ma anche una responsabilità adiaforica. Adiaforica è una parola greca che significa oggettivo, cioè la responsabilità che è incorporata nelle istituzioni. Ebbene, l'obiettivo che dobbiamo perseguire, soprattutto noi italiani, è quello di non dimenticare la responsabilità personale, ma di occuparci di più di quella adiaforica, perché le nostre istituzioni, sia politiche sia economiche, sono gravide di irresponsabilità che producono, nonostante le intenzioni dei singoli, effetti perversi e pericolosi. Sono una cinquantina le imprese grandi e piccole che sostengono l'attività del tortellante dell'associazione Out Out di Modena. Imprese che, donando beni o denaro, danno modo ai genitori, nonni, volontari e operatori di far crescere un laboratorio di pasta fresca e tortellini davvero inusuale e molto ricco di umanità e qualità. Il tortellante, appunto. Tortellante è un laboratorio formativo che noi abbiamo realizzato 2 anni fa presso l'associazione Out Out di Modena, ed è un laboratorio di pasta fresca rivolto a ragazzi e giovani adulti con autismo, e questa è la vera novità. E non solo le nonne appunto ci danno una mano, ma abbiamo anche come testimonial d'eccezione un grande chef come Massimo Bottura. Insieme con i volontari ai tavoli siedono anche degli educatori coordinati da un gruppo di psicologi. Abbiamo 4 psicologi che seguono tutti questi percorsi che vengono personalizzati per ciascun ragazzo, e il progetto è coordinato dal professor Franco Nardocci, che è un luminare nel campo dell'autismo. Hanno bisogno di stare in compagnia, di lavorare, perché anche in casa molte volte non si ci riesce a fare più di tanto. Invece quando siamo qua dedichiamo tutto il nostro tempo a loro e si vedono che sono molto più soddisfatti anche loro alla fine della giornata, perché vedono il risultato, insomma, vedono i suoi tortellini che sono venuti belli. Questa è una tecnica che più o meno faceva tutti. Il problema è che bisogna fare più rapidamente, se non si seccano e bisogna premere più forte. Ma finora questa è solo una prova. Perché ti piace fare i tortellini? Sono belli. Sono belli. E sono anche buoni? Sì. A te come piacciono? In brodo o la panna? In brodo. Nel corso di questi anni numerosissime adesioni di sostenitori che ci hanno dato una mano, e non soltanto con un apporto finanziario, ma anche con donazioni e soprattutto partecipando loro stessi a tutte le attività e gli eventi che noi organizziamo insieme con questi ragazzi. Il lavoro che questi ragazzi stanno realizzando si è dimostrato molto valido anche da questo punto di vista, perché riesce, perlomeno dalle nostre parti, a creare un punto di contatto, una specie di ponte che riduce di molto le distanze. 50 piccoli sponsor, grandi e piccoli, messi assieme hanno fatto un notevole risultato. Noi tante volte diciamo che in questo laboratorio non vendiamo tortellini, in realtà noi vendiamo tortellanti. Il nostro scopo è proprio quello di creare un ponte, creare dei punti di contatto fra i nostri ragazzi e la comunità di riferimento. In Italia ci sono 4 casinò, ma 206 sale bingo, 1.333 punti scommesse sportive, 3.397 punti gioco ippica, 4.934 sale di videolotterie, 9.159 concorsi pronostici, 33.881 giochi a totalizzatore,
33.920 ricevitorie del lotto, 62.975 punti vendita a lotterie, 85.025 esercizi con slot machine. Nel nostro paese si spendono più di 90 miliardi l'anno per l'azzardo, il 22% dell'intera spesa mondiale del gioco d'azzardo. I giocatori d'azzardo patologici sono quasi 1 milione, con costi sociali altissimi e migliaia di famiglie che finiscono sul lastrico. L'azzardo non è un gioco,